Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Di Gioia di Torino Cronaca e oggi sabato 29 giugno ci troviamo a Villaretto tra Borgaro e Falchera per assistere a questa manifestazione, una manifestazione organizzata dai residenti dell'area, una trentina di persone diventate 40 o poco più nel corso della mattinata per protestare contro la pessima sicurezza nell'area di strada comunale del Villaretto, teatro di ben 3 incidenti mortali negli ultimi 6 anni, di cui l'ultimo risalente a poche settimane fa. I residenti si sono posizionati in mezzo alla strada con dei cartelli in cui si legge «Basta morti sulle nostre strade» o «Strada del Villaretto più sicura, cosa dovrà ancora succedere?» e poi hanno marciato in gruppo lungo la via mostrando i cartelloni ai passanti. Questa è la strada incriminata, la rotonda che vedete disegnata a terra non viene rispettata dagli automobilisti che semplicemente la ignorano, la tagliano, a volte scontrandosi tra loro, e di notte la situazione è resa ancora più complessa a causa della mancanza di illuminazione e quindi della scarsa visibilità. Il problema in ogni caso si estende lungo tutta la via, visto che questa è parzialmente in discesa, mancano i dissuasori di velocità, le telecamere, insomma, qualsiasi tipo di deterrente o forma di controllo. Le richieste dei cittadini sono chiare, serve un intervento rapido da parte del comune per mettere in sicurezza la rotonda e poi il possibile posizionamento di dossi e maggiore illuminazione.